mia perseguita, soffro la domenica steso sopra un libro del dance. Cambio di programma, voglio donne per il coma sopra un tavolino di un pub. Credo di essere già abbastanza fuori per brindare con te. Tequila, white tea, gin tonic, per chi non ce la fa, birra volontà, tutti insieme al Johnny ha scelto me. Da ora in poi saremo inseparabili. Anneke, non ti viene in mente che Johnny aveva un padrone? E che quel poveretto lo sta cercando da una settimana e che sta soffrendo come un cane? No, io non sento niente. Da piccola avevo un cane, si chiamava Stevie. Perché aveva lo stesso sguardo profondo di Stevie McQueen? Stevie Wonder, era cieco. Io e Stevie stavamo sempre insieme. Però un giorno l'ho dovuto lasciare a mia sorella per un po'. Lei l'ha portato a fare i bisognini, ma senza guinzaglio. E Stevie attraverso la strada e lì c'era una betoniera. E l'hai investito? No, era ferma. E stava gettando il cemento e Stevie... Vuol dire che Stevie è diventato un marciapiede? No! Una pista ciclabile. Da quel giorno non ho voluto più un cane e non sono più andata in bicicletta. Però ora c'è Johnny e noi non ci lasceremo più. È una frase che ho già sentito questa, però questa volta ci credo. Beh, anche Stefano questa volta non avrebbe fatto battute. A proposito, dove è finito? E chi lo vede più? Ragazzi, ieri sera l'ho visto che usciva alle 10 e diceva che andava a studiare da un amico. Vabbè, dai, questa settimana è un esame, no? E ci sarà andato veramente. Sì, con la tutina da aerobica di Anneke. Secondo me questa vita da single gli sta andando alla testa. Ma no. Ciao ragazzi. E noi andiamo a una festa. Che fate? Venite anche voi? Non sapete quello che vi perdete? Dai, andiamo, dai! I'm so baby! Beh, ma davvero non riesci a farci un salto, Fra? Dai, mi hanno detto che i biglietti sono quasi finiti. Zero. Ho 4 lezioni e devo anche parlare con il docente. Ma in realtà non sarebbe proprio questo il problema. Ma e quale allora? Che baglioni? Mi fa schifo! E poi mi blocca la digestione. Eh no, scusa, Bea, ma è più forte di me. Ciao. E a te, Ivan, piace? Tanto. Allora le vai a prendere tu i biglietti. Quali biglietti? Di baglioni, dai. Non ci vuole venire nessuno. Su, ci andiamo io e te. A te piace, no? È il suo cantante preferito. Grazie, Ivan. Ci conto allora, eh? Scusate, ho lasciato qua il mio manuale di... Qui. Da un mese. Grazie. Ma non è che stai studiando un po' troppo, specialmente di notte? Che problema c'è? A me basta una settimana per essere promosso con un bel 30. Oh. Tra quanti giorni c'è l'esame? Oggi è... tra 2 giorni. A te può bastare avanzare per essere bocciato, eh? Ragazzi, come sto? Ho un pranzo importantissimo, un compleanno. Ah, sì, eh? E tu che cosa sei, il dolce? No, il dolce è una torta alta 2 metri alla marena. E come fai a saperlo? Esco io dalla torta. E Johnny dove lo metti? In un budino? Oddio, è vero, Johnny. Ragazzi, adesso come faccio? Non lo posso portare con me. C'è qualcuno che... Io devo andare a comprare i biglietti. No, e io devo andare in laboratorio, le cavie. Infette, eh? E io a lezione non ce lo porto. No, io c'ho la... La set... Non mi viene niente. Grazie.
farcela. Pare siano quasi esauriti. Ah, sì, davvero? Per me questo non è solo un concerto. Baglioni è il messia della musica, il dio dell'amore. Ah, davvero? Pensa che 3 anni fa sono andata al concerto con il mio migliore amico. Lui mi amava e io non me ne ero mai accorta. Poi ci siamo messi insieme, proprio lì. E stiamo ancora insieme. Sì, davvero? Pagine 3. 2 per il mitico Claudio. Grazie. Ciao. E questi me li pappo io. No, come? Sono gli ultimi 2, sono miei, dammeli. Cammina, bello, questi valgono oro. Ma che cazzo dici? Dai, non vale. Guarda, c'ho i soldi, dammeli. Con questi te ne posso dare al massimo 2 per i Pooh, 3 per Mango, tiè. Ti prego, per me è una questione di vita o di morte. E secondo te quant'è la differenza tra la vita e la morte in soldi? Bastardo. È tutto quello che c'è. Vedo che cominciamo a ragionare, ma non basta, non basta. Ti prego, mi sono rimasti veramente sui soldi dell'autobus. E allora vuol dire che ti farai 4 passi a piedi. Vai, tela, Marocco. Adesso mi spieghi come facciamo a dirlo ad Anneke? Cioè, sarà troppo duro come colpo per lei. Vabbè, ragazzi, ho capito, ma... cioè, in fondo, tutto sommato è stata soltanto una... cioè, una sfiga, dai. Non... sfiga? Ma cioè, forse se le dici una tragica fatalità suona meglio, eh? Come? Tragica fatalità. Fighissimo, ecco che le dico. Le dico così. Johnny, amore! Johnny, vieni dalla mamma, tesoro! Johnny, amore! Ciao, Anneke. Ti devo dire una cosa. Dopo, ma dov'è Johnny? Appunto. Diciamo che... Johnny è... è andato a spasso con Bubba e Piermaria. Cosa? Sì. L'ha lasciato con quei due! Perché... praticamente, no? Lui doveva fare i suoi bisogni, no? Bubba e Piermaria si trovavano lì che dovevano uscire, allora. Oh, te l'ho detto. Beh, spero per te che non gli succeda niente, eh. Vabbè, già che ci sono, li preparo la pappina. Così quando torna la sua mamma lo rende felice. Ragazzi, dove sono finiti i bocconcini di pollo di Johnny? Buoni? Ma perché non gliel'hai detto? Perché non mi sembrava il caso, dai, scusami, era tutta allegra. Dirle una cosa così brutta, mamma mia, poi in un momento in cui le va tutto bene nella vita, dai. Vabbè, allora aspettiamo che si rompa una gamba, così è meglio. Ivan, scusa, volevo sapere se... Tutto a posto, ho vomitato tutto. Veramente mi riferivo ai biglietti. Ah, quelli... E niente, è tutto esaurito. E i pochi rimasti, i bagarini li vendono a prezzi stellari. Allora non... Però io ho un amico che lavora nel backstage di Claudio. Sono... E quindi lui me ne rimedia 2 gratis. Ah, sono contenta che non li hai presi. Perché vedi... stasera sono impegnata con una persona e quindi... Non ho capito. Esco con un ragazzo. Ma scusa, ma non avevi detto che dopo il professore non volevi più saperne degli uomini? Eh sì, ma infatti lui è un ragazzo. E credimi, è speciale. E che cosa avrebbe di speciale? Non lo so ancora, però... credimi, c'è qualcosa di speciale in lui. Non lo so ancora cos'è. Però, vabbè, grazie, sei stato gentilissimo. Grazie mille.
stai tranquillo. Ma vedrai che arriverà. No, scusa, ma non sarai mica geloso? Sì! Eccola, Brunette! Ciao, ragazzi! Ciao! Ho i biglietti per il party dell'anno. Non dovete assolutamente mancare. Ma figurati se non vengo. Guarda, non me lo perderei manco morto. Vero, Adolfo? Sì! Non mi hai detto di avere un esame? E chi se ne frega? Senti, io ho sempre sacrificato la mia libertà. Ho sempre fatto quello che gli altri si aspettavano da me. Mo, basta. Certo, ti capisco, Bibi. Anch'io ho sempre fatto quello che gli altri si aspettavano da me. E cioè? Beh, ad esempio, una volta un arabo mi ha chiesto di fare... No, no! Non importa. D'accordo, allora ci vediamo per l'aperitivo, ok? Va bene, per l'aperitivo. Adolfo, andiamo. Sì! Quindi, Anne, che il caro Johnny è andato. Non ho capito. Non hai capito. È salito sul tetto, eh? Salito sul tetto. È un modo di dire. Dire cosa? Che è morto. Chi? Johnny, Anne, che è morto. Si è volato giù dalla finestra, capito? Johnny. Ma Johnny non sa volare, è un cane. E per questo si è spiaccicato. Spiaccicato. E addormentato. Hai capito, Anneke? Certo, Johnny è di là che dorme. Per sempre. Un po' qua, un po' là. Johnny, amore? Johnny, vieni dalla mamma. Johnny. Pronta? Romano dovrebbe arrivare tra un minuto e mezzo. Scusa, Bea, ma Romano è un essere metà uomo e metà sveglia? È solo molto preciso. Non ama improvvisare lui e... Comunque mi fa piacere che sia una persona puntuale, dà molta sicurezza. Come la morte. E magari uno di quelli che sanno molte cose, quasi tutto, una sorta di enciclopedia umana che non sbaglia mai. Come la morte. È molto colto. E senti, per caso, gestisce un'azienda di famiglia? Come hai fatto a indovinare? Bea, questo è il ritratto di Giorgio, il tuo ex fidanzato, te lo ricordi? Ma che dici? Solo perché hanno un carattere simile. Per il resto non hanno assolutamente niente in comune, ma proprio nulla. A parte farò segare Ivan. Lui è Romano. Ciao, ragazzi. Attento! Che? Ma stavi per schiacciare Johnny. Oh, una volta c'era l'amico immaginario, adesso c'è pure il cane invisibile. Beh, almeno questo qui non piscia dappertutto. Leo! Eh? Guarda che Johnny ha fame, porti qualcosa da mangiare. Il vassoio è pieno di cose per Johnny. Ma io non vedo niente. E io non vedo Johnny. Oh, ragazzi, avete visto Brunette? Abbiamo un appuntamento qua per andare a una festa. Una festa? Un'altra festa? Ma domani c'è un esame. Beh, allora? Beh, di solito uno, prima di dare un esame, non fa tardi. Allora, ragazzi, quello che faccio sono affari miei, eh? Non siete né voi né altri a dirmi quello che devo e quello che non devo fare. E d'ora in poi più nessuno deve intromettersi fra me e la mia libertà, è chiaro? Ciao, ragazzi! Ciao. Scusami. Ma ho perso un sacco di tempo per mollare Adolfo. Ah, vi siete lasciati? Sì! Non lo so, Romano. È successo tutto così in fretta. Oggi è stato un sogno.
Però domani che cosa accadrà? Ti vengo a prendere alle 20:15 e poi ho prenotato per due al ristorante. Non in questo senso. Ho capito. Ti chiedi se durerà, se i nostri sentimenti resisteranno alla prova del tempo. Beh, guarda, secondo una recente statistica, il 72% delle coppie ha risposto sì, il 23% no, il 5% altro. Ma stiamo parlando di noi due. Tu mi hai appena detto che devi ancora lasciare la tua fidanzata. Correggo, ex fidanzata. E poi, quella è una storia finita da tempo. Abbiamo tirato avanti solo per abitudine. Facciamo così. Appena torno a Bologna, glielo dirò una volta per tutte. Sei sicuro? No. È ovvio, tu sei sempre sicuro di tutto. Quando si è capito che una persona non è quella giusta, dobbiamo cercarla altrove, l'amore e la felicità. Questo significa avere il coraggio di aprire i propri orizzonti a 360 gradi. È facile da dire. Hai ragione. Anche 320 possono bastare. Se lo dici tu. Senti, io adesso vado. Vai, non qui. Non ci vede nessuno, non ti preoccupare. Mi dispiace, non ci siamo, non ci siamo. Professore, la prego, mi dia la possibilità di rimediare. Ma cosa le sta succedendo? Ah, le mancano una manciata di esami. E qui vedo che la sua è una delle medie più alte della facoltà. È la più alta. Ha maggior ragione. Ma vuole rovinarla per un esame? Mi dica, ha dei problemi in famiglia? No. Con la fidanzata? No, guardi, non si tratta di questo. È che sto attraversando un periodo un po' così, ecco. Ah, capito. Lo diceva anche mio figlio. Poi per fortuna ha smesso. Di dirlo? Di farsi. Johnny, amore, andiamo a fare i bisognini. Johnny. Anneke, scusa, possiamo parlarti un attimo? Sì, sì, di pure, Johnny, amore, ma dove sei finito? Al creatore, Anneke. Oh, ragazzi, mi avete stufato. Johnny sta benissimo, sta soltanto giocando a nascondino. Johnny. Soltanto che non può più andare a fare tana, vero, Anneke, negare l'evidenza non serve a niente. Johnny è... Amore, vieni qua, lo vedi? Ma scusi, lei ha dei poteri magici? Sì, ma li uso solo per parcheggiare in centro. Lui è il signor Mario e fa il camionista. E quando Johnny ieri ha spiccato il volo fuori dalla finestra, lui passava qui di sotto. Con un carico di piumini svedesi. Quindi lei vuole dire che prendete Johnny? Ha fatto centro. Esatto. Poi sul collare c'era scritto l'indirizzo, eccoci qua. Porca miseria. Cioè, a vederlo non sembra, ma sto cane c'ha proprio un gran culo, Chissà da chi ha preso, Professore, che gli hai detto? Gli ho risposto che sei ritornato alla prossima sessione e me ne sono andato. Mi dispiace tanto. Stefano, cioè non sai quanto ti posso capire. A me è successa la stessa identica cosa la prima volta che una mi ha dato buca. Beh, Mattia, se permetti c'è una bella differenza, Cioè, oddio, l'unica differenza che c'è stata è quella che magari io non ho dovuto aspettare la sessione dopo per poi riprovarci. Ma l'unica differenza è che io ho imparato qualcosa. Se avessi imparato qualcosa, ogni volta che ho cannato un esame sarei l'Enciclopedia Britannica adesso. Io ho imparato che cos'è per me la libertà. Che non è fare quello che non ho mai fatto, ma è continuare a fare quello che ho sempre voluto fare. Insomma, io mi voglio lavorare con il massimo dei voti. Esame dopo esame. E poi si vedrà. Dai, comunque prendere un brutto voto piuttosto che essere bocciati non è la fine del mondo, Bocciato? Ma io ho rifiutato un 28. C'è Stefano? Che c'è? Ma vaffanculo, vai! Bea, scusa.
mano. Posso dirti una cosa? È arrivato il colone, è arrivato. C'è qualcosa che non va? No, 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 anzi, è successa una cosa bella. E anche tu ne sarai felice se mi vuoi bene. E sarebbe? Ricordi, ti dicevo, di sentire l'esigenza di allargare i miei orizzonti? Sì, a 360 gradi. Brava, appunto. Compiendo un giro di 360 gradi, sono tornato al principio. Cioè Daniela, la mia ex ragazza. E oggi è arrivata e ci siamo rimessi insieme. Ah! Oh. Io volevo ringraziarti di cuore per avermi aiutato in questa presa di coscienza. E ti è grata anche lei e te la vorrei presentare. Posso? Bea. Lei è Daniela.